Antonella Mularoni. Grazie Eccellenza. Allora, nel frattempo penso che possa essere dato al gruppo di rete un ordine del giorno che non è alternativo, nel senso che è chiaro che l'ordine del giorno è quello di rete. L'idea è solo di vedere se insieme l'Aula può trovare unità su un ordine del giorno condiviso o se invece queste condizioni non ci sono, dopodiché ogni gruppo valuterà il da farsi. Allora, intanto nel testo ultimo dell'ordine del giorno che il Governo ritiene che si possa approvare senza problemi vengono richiamati gli ordini del giorno precedente, non erano richiamati per carità ma valgono comunque, insomma anche se non vengono richiamati sono degli ordini del giorno approvati, uno di questi addirittura era stato approvato all'unanimità, quindi non è che poi vengono disconosciuti con un ordine del giorno successivo. La proposta che viene fatta va però in una direzione che è quella sulla quale spesso ci siamo trovati a discutere, nel senso che va da sé che l'obiettivo che San Marino deve avere è essere sempre più virtuoso, quindi incidere da un lato sulla cultura, e questo non è una cosa che può fare nella segreteria territorio completamente, nell'azienda dei servizi, ma c'è un lavoro a monte che deve essere fatto nelle famiglie, nelle scuole, quindi per far sì che la gente crei meno rifiuti, no? Quindi compri meno cose, sugli imballaggi anche bisognerebbe lavorare più a livello internazionale, perché ovviamente gli imballaggi che fanno per San Marino sono gli imballaggi che fanno per l'Italia, quindi ci sono delle dinamiche nella parte a monte sulla quale noi riusciamo ad incidere in maniera certamente limitata. Poi c'è la seconda fase che è quella come decidiamo appunto di gestire il rifiuto che San Marino crea. Ecco, allora, da questo punto di vista il nostro Paese comunque, e ci è stato riconosciuto anche dall'esterno, ha fatto dei passi in avanti consistenti negli ultimi anni. Certo, si può dire che partivamo da una situazione di arretratezza, però abbiamo recuperato. E questo c'è stato dato di questo c'è stato dato atto in più riprese anche dalla Regione Emilia-Romagna, che è la regione verso la quale conferiamo il numero più alto di rifiuti. Perché abbiamo poi degli accordi che potremmo definire in qualche modo residuale con la Regione Marche e ancora più residuale con la Regione Lombardia, ma il grosso dei nostri rifiuti va verso la Regione Emilia-Romagna, che è quindi particolarmente vigile rispetto ai rifiuti che vengono dal nostro Paese, proprio perché, sebbene per loro tutto sommato si tratti di quantità molto contenute, tuttavia il grosso viene mandato nella Regione Emilia-Romagna. Ecco, quindi tutto quello che poi noi riusciamo a gestire nel nostro territorio ovviamente lo gestiamo come ci pare. Quello che va nella Regione Emilia-Romagna, io ho provato a dirlo due o tre volte ma evidentemente è un discorso che fa fatica a passare, è la Regione Emilia-Romagna che decide dove viene mandato, in conformità al proprio piano regionale, che ci piaccia o non ci piaccia. Dentro il nostro territorio facciamo quello che vogliamo, per i rifiuti che escono dal territorio della nostra Repubblica sono le regioni che ricevono i nostri rifiuti, che decidono quali sorte hanno e che trattamento hanno, proprio per una ragione di sovranità, così come noi nel nostro territorio decidiamo come attuare le politiche, quali siti stabilire e come trattarli, così fuori di qui ogni regione si fa il suo piano regionale e non è che noi possiamo andare ad incidere su quello. Se la Regione Emilia-Romagna ci dice domani che i rifiuti che noi continuiamo a portare fuori devono andare a Forlì, a Ravenna o a Bologna, noi ci dobbiamo adeguare. Ecco, altro è su quello che noi invece riusciamo a smaltire in Repubblica, che ovviamente deve essere un obiettivo da poter raggiungere sempre di più. Approfitto di questa occasione per anche rispondere ad una polemica che ho visto in questi giorni, ma evidentemente le cose dette bisogna ripeterle molte volte, e cioè il discorso del CONAI. In dicembre, in quest'Aula, ho spiegato che il CONAI ci ha chiesto una modifica del codice ambientale ed è per questo che il Consiglio Grande Generale, a grande maggioranza, ha autorizzato la delega entro giugno a modificare il codice ambientale. Senza la modifica a quel codice in alcuni articoli, il CONAI non accetta l'adesione. Adesso vedo che qui si dice non capiamo come mai, la ragione è questa, spiegata nel mese di dicembre in quest'Aula, quindi stiamo andando avanti anche in questa direzione, non è che quella direzione è stata sotterrata e sepolta, c'è anche questo lavoro che viene fatto. Quindi ci sono poi due ordini del giorno ulteriori ai quali risponderà il segretario Lonfernini, perché sono di più stretta pertinenza dell'azienda dei servizi. Per quanto riguarda il piano di gestione dei rifiuti, c'è un lavoro già iniziato in seno all'Osservatorio Rifiuti, quindi con la piena collaborazione dell'Osservatorio Rifiuti, ma io ricordo
che l'articolo 25 della legge 71 del 2013 che ha istituito l'osservatorio dice: l'osservatorio propone alla Commissione tutela ambientale gli obiettivi che il piano di gestione dei rifiuti deve ottemperare e poi entro 6 mesi la Commissione, anche avvalendosi di specialisti appositamente incaricati, provvede alla revisione del piano vigente. Quindi non è vero che l'osservatorio che vota, l'osservatorio in base alla legge attuale stabilisce gli obiettivi, dopodiché il piano viene fatto e viene rivisto dalla Commissione tutela ambientale. Questo in base alla legge vigente. Poi è chiaro che le leggi si possono sempre cambiare, ma questo è quello che oggi dispone la legge. Quindi già entro la metà di giugno è prevista una riunione dell'osservatorio nella quale si farà una, io immagino, insomma, una prima sgrossatura dei principi fondamentali che si vogliono introdurre. Nell'ordine del giorno noi proponiamo che entro il 15 luglio 2016, quindi dando poi un mese di tempo all'osservatorio, se ne avrà bisogno, per arrivare alla redazione definitiva di questi principi che vuole dare alla Commissione di tutela ambientale, se fa prima tanto meglio, e poi la Commissione tutela ambientale dovrà adottare il piano rivisto di gestione dei rifiuti. Io chiederei insomma, se c'è la disponibilità da parte del gruppo che aveva proposto l'ordine del giorno, quindi Rete, di sospendere per qualche minuto i lavori del Consiglio per verificare se è possibile trovare una condivisione rispetto a quest'ordine del giorno, e altrimenti ovviamente si metterà in votazione l'ordine del giorno presentato da Rete così come è stato presentato e vedremo. Io ritengo che la proposta che noi facciamo è una proposta che vada in perfetta conformità a quello che è il disposto normativo, risponde all'esigenza di modificare prima possibile il vecchio piano gestione di rifiuti e quindi di farne uno nuovo, è un impegno che ci siamo già presi, rispetto al quale l'osservatorio sta lavorando, le segreterie interessate stanno già lavorando, gli uffici competenti stanno lavorando per dare il contributo. Quindi se si vuole arrivare ad un ordine del giorno con degli obiettivi che siano realizzabili c'è la nostra piena disponibilità, ecco, se poi invece insomma, si vuole trovare lo scontro a prescindere ognuno si assumerà le sue responsabilità. Grazie Eccellenza. Grazie segretario. Ci sono interventi?